Una cosa che non vi ho detto è che io posso inserire all'interno del mio progetto, posso inserire delle immagini. Quindi posso andare qui su immagine, andare a prendere un'immagine. Facciamo così, andiamo su C, esercizi. Ecco, per esempio, prendo una JPEG. E vado a prendere questa immagine, vedete? Può essere una planimetria, può essere una scansione, può essere quello che volete. Chiaramente questa immagine viene visualizzata nella vista nella quale l'avete inserita. Qui nella vista 3D non si vede. Vedete? Chiaramente adesso mettiamola più sotto così la vediamo. È un'immagine neanche nero che chiaramente io posso poi come al solito sempre ridimensionare o eventualmente scalare. Adesso poi vedremo anche i comandi di modifica come funziona. Diverso è invece, e questa è una cosa molto interessante, la possibilità di utilizzare la decalcomania. Che cos'è la decalcomania? Immaginate di dover mettere un poster su una parete o a terra, quello che è. Quindi andiamo qua su decalcomania, aggiungiamo una nuova decalcomania, lo chiamiamo poster, chiamiamolo poster, e gli vado a dare un'immagine. Lo vado a prendere da raccolte immagini qua, eccolo qua, e lo vado a posizionare su una parete. Vedete? Si è agganciato automaticamente. Oltretutto io questo oggetto lo posso sempre aumentare a livello di dimensione e quindi quando accendo il modello realistico io vedo il mio quadro. Non so, quadro, chiamatelo come volete. Quindi può essere un logo dell'azienda, può essere un tappeto persiano che io ho messo per terra, può essere qualsiasi tipo di oggetto, un'immagine. Anche per inserire questo per inserire un progetto all'interno di foto di ambienti ad ambiente esterno in cui prevedere No, proprio lì c'è una funzione no, un'altra specifica. specifica. Che è lo sfondo, cioè tu metti l'immagine scattata come sfondo e il tuo render viene in primo piano rispetto allo sfondo. Quella è un'altra operazione, è prevista quella cosa. Questo è esattamente quello che vedete voi qua. Quindi, sì, tenete presente, la dico come anteprima, forse non avete questo tipo di esperienza, che gli americani utilizzano poco il modello 3D per fare i render, perché loro utilizzano mappare su una superficie tutto quello di cui c'è bisogno. Esempio, avete mai visto quando fanno una ristrutturazione di un palazzo che mettono davanti all'impalcatura un'immagine di quello che può essere una pubblicità, ma a volte mettono anche l'immagine del palazzo? Beh, gli americani utilizzano fare il render in questa maniera, cioè tu in realtà io qui non ho bisogno di costruire tutto il modello 3D, io posso crearmi una faccia e sulla faccia mettere l'immagine della finestra, ripetuta dove va messa. Ok, l'immagine del quadro, quello che è, alla fine a me quello che interessa è il risultato finale. Così lavorano gli americani. No, è chiaro che non è, cioè bisogna vedere tutto va fatto in funzione di quello che si vuole ottenere. Parlavo a livello di render, cioè loro lo fanno in quella maniera, utilizzano, lavorano molto con Photoshop, lavorano molto con programmi di fotoritocco con le immagini, se l'obiettivo è quello di creare un'immagine da mettere sul cartellone. A volte può essere non giustificato il fatto di creare tutto il modello 3D, quando in realtà io devo solo fare una facciata, che mi interessa a me di andare a costruire tutto il modello 3D. Ok, però ripeto, in questa ottica può essere utile questo discorso del decalcomania. Quindi io all'interno di decalcomania qua posso crearmi diverse decalcomanie, a ogni decalcomania associare un file di immagine diverso. Che poi posso controllare anche a livello di trasparenza, vabbè, tutta una serie di impostazioni, e chiaramente andarle a posizionare all'interno del mio progetto. Ripeto, un utilizzo che se ne fa spesso è il tappeto, nell'interno, messo sul pavimento, a volte, non lo so, che può essere anche una struttura, un qualcosa. Spessore. No, non ha spessore, è come se fosse, ripeto, proprio un poster. Qualcosa di carta preso e appiccicato là. Ci può essere più caso di rischio che magari se noi andassimo a scavare l'immagine questa si sgrama a livello di proprio
Sì, il rischio c'è. Il rischio c'è. È chiaro che vedi che non si vede neanche fuori dal muro, vedi? Guarda. Però il rischio c'è, vedi? Vabbè, l'immagine è fatta a buona risoluzione, però veramente il rischio c'è. Vedi, qui chiaramente c'è il vuoto, quindi per poterla vedere devi stare su una superficie, non posso metterla nel vuoto, vedi? Però vedi, comunque si vede se ti avvicini. Vabbè, dipende da come è fatta anche l'immagine. Vedetela anche la possibilità di sovrapporla a una superficie topografica, se c'è un qualcosa che può essere preso e messo là, che può essere un'immagine, che so, di un albero visto dall'alto, di una piscina, quello che è, piuttosto che disegnarlo in tridimensionale. Sappiate, purtroppo non ho qui un file, però eventualmente me lo procuro, che è possibile anche importare una nuvola di punti. Di questa cosa forse ne avete sentito parlare con Enzo, perché ormai le tecnologie attuali a livello di rilievo andiamo sui laser scanner, quindi chiaramente il laser scanner fa un rilievo puntuale degli elementi a 360 gradi e quindi poi mi restituisce questa sorta di nuvola di punti che è esattamente il modello scansionato con tutte le colorazioni che io posso tranquillamente importare all'interno del mio progetto. Vedete, queste sono le varie varie tipologie. Abbiamo formati elaborati e non, quindi abbiamo ORCP o RCS, oppure vedete, questi sono tutti formati di restituzione, quindi c'è questa possibilità. Oltre a questi, a livello di importazione, si possono importare file DXF, file .sat, file da SketchUp, SKP di SketchUp, o addirittura in queste ultime versioni anche file di Rhino Charles. Quindi l'importazione è comunque diciamo abbastanza importante. Vi ricordo la possibilità di differenziare fra importa e collega. Qui abbiamo le stesse funzionalità, ma abbiamo una differenza. Con importa io mi svincolo dal file originale, quindi importo una copia all'interno del progetto. Con il collega lui rimane collegato al file originale, quindi se apporto delle modifiche al file originale automaticamente si modifica anche qua dentro. Vedi il DVG che nel frattempo si può diciamo modificare. Approfitto per dirvi anche e parlarvi di questo formato qui di interscambio che è IFC, un formato di interscambio dei formati BIM, che permette di scambiare informazioni fra i diversi sistemi BIM senza perdita di informazioni. Quindi gran parte, direi tutti i software BIM scambiano il modello tramite IFC. Quindi il modello IFC lui vede che questo muro è un muro da 30, che ha determinati strati, che la porta ha quelle caratteristiche, ha quei materiali e così via. Quindi l'IFC è molto importante come formato di interscambio proprio laddove si devono scambiare delle informazioni e non semplicemente. Ma anche verso altri sistemi CAD, parlo anche verso altri CAD, ArchiCAD, Allplan, verso altri sistemi CAD. Okay? Quindi esistono questi formati di interscambio proprio perché il programma si porta con sé le informazioni, non solo il modello architettonico. Ok? Stoppiamo.